Bentrovati dalla redazione del TG Noi per l'edizione del giorno, apertura dedicata al Carnevale di Viareggio. Ieri grande successo per il corso del Giovedì Grasso, la prima volta nella storia del Carnevale di Viareggio che i carri uscivano di giovedì, peraltro di giovedì nel tardo pomeriggio e prima serata, serata conclusa con il grande spettacolo pirotecnico, un successo di pubblico e anche al botteghino dove sono stati sfiorati i 100.000 euro. Missione compiuta. Per la prima volta nella sua storia ultracentenaria, il Carnevale di Viareggio è andato in scena anche nel giorno di Giovedì Grasso ed è stato un autentico successo, superiore alle aspettative, non troppo alte a dire il vero, alla vigilia. Il primo storico corso mascherato di giovedì, aiutato da un clima perfetto e dai prezzi scontati di 5 euro per tutti i biglietti, ha riempito senza troppo fatica il circuito, partendo dal rione Vecchia Viareggio con la sfilata della banda che ha attraversato tutto il centro cittadino, illuminato fino da Burlamacco e Ondina. A tenere a battesimo lo spettacolo, al tramonto, la splendida coppia TV Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. Quando siamo arrivati il primo giorno ed era deserto, cioè l'altro ieri insomma era deserto, mia figlia, cioè nostra figlia, nostra figlia, appena siamo arrivati ha detto: papà, mamma, ci trasferiamo qua. Visto, noi li accogliamo, Hanno visto questo mare, comunque il sole, la spiaggia enorme, tutti questi negozi pazzeschi, e lei però non aveva mangiato i dolci, non si era vestita. In attesa di capire se siano stati superati, come si crede, i 60.000 euro di incasso messi a bilancio, il sindaco Giorgio Del Ghingaro si è detto pronto a proseguire su questa strada per il Giovedì Grasso. Devo dire che oggi è venuta fuori la competenza dei nostri carristi in maniera evidentissima, e coloro che sono venuti a trovarci sono riusciti ad apprezzarla con maggiore profondità. È un esperimento che dobbiamo sicuramente riprovare. Eravamo un po' incerti su questo sesto corso. Alla fine devo dire che ci abbiamo indovinato, diciamo che la fortuna aiuta gli audaci. Noi vogliamo un carnevale non solo di grande qualità, come quest'anno è stato ampiamente dimostrato, ma vogliamo un carnevale di innovazione, innovativo. Bene, tra le innovazioni come quella di quest'anno, quindi del Giovedì Grasso, perché non pensare appunto ad una settimana totalmente dedicata al carnevale, con una serie di iniziative che accompagnino il corso e che diano modo alla città di farsi vedere non soltanto sulla passeggiata ma anche in altre zone. A tenere il pubblico incollato fino in fondo è stato lo spettacolo pirotecnico, il secondo di quest'anno, che ha dato l'appuntamento a domenica alle 15 per il quinto e penultimo corso mascherato. Ancora una volta sarà trasmesso da Noi TV. Ecco il corso mascherato, all'inferno in paradiso. Quindi appuntamento domenica su Noi TV a partire dalle 16 con il penultimo corso di questa edizione. Adesso la cronaca: la Guardia di Finanza di Viareggio ha denunciato un tunisino di 40 anni per traffico di droga e ha proceduto al sequestro di un involucro contenente hashish e 30 dosi di eroina già confezionate pronte per la vendita. L'uomo è stato fermato dopo un inseguimento al Lido di Camaiore. E sempre nella nostra zona, in Darsena, la polizia di Viareggio ha arrestato in flagranza di reato un 37enne tunisino che aveva divelto una porta e sfondato un vetro di un ristorante appunto sui viali della Darsena. L'uomo dovrà rispondere di tentato furto. Andiamo a Lucca fino al 22 febbraio, Cardio Lucca 2020. Il centro congressi dell'auditorium del complesso di San Francesco ospita fino al 22 febbraio la 14ª edizione di Cardio Lucca, il meeting cardiologico che porta a Lucca le maggiori autorità mediche e scientifiche nazionali in ambito di medicina del cuore. Un programma che attraverso interventi di eccellenze del settore tratterà le più attuali conoscenze, tecnologie e innovazioni in ambito clinico cardiologico.
un campo che nei 14 anni di attività del meeting è mutato radicalmente. È cambiato tantissimo perché è cambiato la diagnostica, quindi la tecnologia che ci ha aiutato a fare diagnosi sempre più precoci. E diagnosi precoci vuol dire richiedere il nostro tempestivo intervento. È cambiato quindi l'approccio diagnostico, ma è cambiato anche l'approccio terapeutico, ma è cambiato anche il numero di malati che giungono in ospedale in senso positivo per una medicina che cresce. La prevenzione cardiovascolare ha modificato di molto le conseguenze gravi che le patologie cardiovascolari come prima e principale causa di mortalità e morbilità hanno nella popolazione. Aver incrementato a livello territoriale soprattutto quella che è la prevenzione primaria ha fatto sì che molte patologie potessero essere smorzate nella loro drammatica evoluzione, riconosciute tempestivamente e trattate al meglio, cosa che noi oggi facciamo soprattutto in collaborazione col territorio. In apertura di convegno, dopo i saluti, il professore Francesco Maria Bovenzi, direttore della cardiologia del San Luca, ha illustrato i dati della nostra provincia e ha ribadito l'esigenza di dotare l'ospedale di un secondo angiografo, rinnovando alla Fondazione Cassa del Risparmio la richiesta di prendere in considerazione questo investimento per la cardiologia lucchese. Rimaniamo nel centro storico. Ieri sera è stata intitolata Maria Pia Bertolucci, la sala didattica del Museo della Cattedrale. Il 20 febbraio del 2019 ci lasciava Maria Pia Bertolucci, volontaria, animatrice culturale, politica, ma anche donna di fede. Non aveva ancora compiuto 58 anni. In prima linea su molte innovative battaglie, visse importanti esperienze nell'ambito della politica e della gestione amministrativa, sia in ambito regionale che a Capannori. Giovedì in cattedrale è stata celebrata la Santa Messa di Suffragio, presieduta dall'Arcivescovo Giulietti, alla quale, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, hanno partecipato tante persone. C'erano anche la Misericordia di Capannori, che è stata guidata per anni da Maria Pia Bertolucci, ed i rappresentanti dell'associazionismo lucchese. Dopo la messa all'ingresso del Museo della Cattedrale c'è stata la presentazione della targa in pietra di Matraia, che verrà posta nella sala didattica del museo. La pietra è stata donata dalla cava di Matraia e curata dall'architetto Pietro Carlo Pellegrini. Maria Pia Bertolucci ha fondato la cooperativa che gestisce il museo e la sala didattica porterà quindi il suo nome. Nel frattempo prosegue il cammino per ottenere il riconoscimento dalla Conferenza Episcopale Italiana di San Martino quale patrono del volontariato, come era stato proposto e sostenuto da Maria Pia Bertolucci fin dal 2008, quando era vicepresidente del Centro Nazionale per il Volontariato. La pagina della cultura presentata a Lucca all'Open Boccherini 2020. Grandi interpreti internazionali, ospiti di rilievo e, come da tradizione, i concerti dell'orchestra dell'Istituto. Questo e molto altro è l'edizione 2020 di Open, la stagione organizzata dall'Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte. 11 mesi che offriranno momenti di musica, di approfondimento ed eventi. Oltre 90 gli appuntamenti in programma, che includono concerti, masterclass, seminari, laboratori ed iniziative speciali. Senza dubbio, il filone principale della stagione Open è tracciato dai molti eventi dedicati a Ludwig van Beethoven nell'anno delle celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del genio musicale tedesco. Nel programma di quest'anno non mancherà un momento dedicato alla Cattedrale di San Martino, con un concerto dell'orchestra del Boccherini per i 950 anni della dedicazione. Come da tradizione, all'interno della stagione Open si terranno i festival dedicati alla chitarra, al pianoforte e al contrabbasso. E sono molto onorata di essere qui proprio per l'apertura di questa manifestazione, che riveste un valore fondamentale sia per quanto riguarda la formazione degli studenti, sia per quanto riguarda, e non è cosa da poco, l'apertura alla città e l'offerta culturale che viene fornita a tutta la cittadinanza. Infine, l'orchestra del Conservatorio Cittadino, in occasione del Lucca Classica Music Festival, sarà impegnata in una grande performance al Teatro del Giglio il 3 maggio con l'esecuzione della prima e della settima sinfonia di Beethoven sotto la direzione di Ezio Bosso. E chiudiamo con il ripopolamento, con la manotte di Trota a Fario dei nostri torrenti.
Va avanti senza interruzioni il progetto per il ripopolamento dei torrenti e dei corsi d'acqua della provincia di Lucca con una specie altamente selezionata di trota faria autoctona della Valle del Serchio. Presso la piccola vanotteria del Rio Villese nel comune di Barga, una delle uniche tre ancora attive in modo costante nel territorio regionale, in queste settimane è ripreso intenso il lavoro. Considerate che abbiamo già 100.000 avanottini e altre 160.000 uova. Dopo la metà di marzo ne avremo ancora oltre 100.000. Il primo lancio dovrebbe appunto essere effettuato verso la metà di marzo e ne seguiranno altri non appena saranno pronti gli avanotti nati dalle uova stabulate in queste settimane. Come detto, si tratta di esemplari di trota mediterranea, tutte rigorosamente autoctoni della Valle del Serchio. Il tutto con la finalità di proseguire il progetto che prevede di ripopolare i corsi d'acqua locali con una specie nativa particolarmente pregiata e che negli anni a venire si riprodurrà liberamente negli stessi corsi. Ma qual è stata intanto la risposta in questi anni dei lanci già effettuati? C'è un riscontro positivo, ci giungono notizie che laddove non vi era la presenza della trota autoctona in questo caso, ci giungono notizie positive. E questo a noi ci fa ben sperare perché non lo facciamo solo esclusivamente per aumentare quello che è la risorsa ittica, ma per riportare sul nostro territorio quello che era la presenza delle trode nei nostri torrenti. Per quanto riguarda la vanotteria del Rio Villese, molto del lavoro sul campo per curare la crescita degli avanotti e prima l'incubazione delle uova è stato fatto dall'assessore Pietro Nesti, che ha coordinato sul campo le direttive del servizio regionale dell'Unione dei Comuni. Importantissimo è stato poi il lavoro di esperti come Pierpaolo Gibertoni, che ha curato in particolare la selezione delle trote farie. Vi diremo quando ci saranno le immissioni, faremo vedere anche questo spettacolo. È tutto per la prima parte del nostro telegiornale, vi lascio alla pubblicità e poi allo sport.